Continuiamo la saga del trading automatico presentandovi una nuova strategia di tipo trend follower. Lo scopo di questa strategia è di individuare e cavalcare tutti i trend, ovvero tutti i movimenti che il mercato fa, sia che siano rialzisti sia che siano ribassisti, allo scopo di massimizzare il profitto ottenuto minimizzando il numero di posizioni da aprire e di conseguenza le fees da pagare agli exchange. La strategia che vi presenterò utilizza dei segnali che sono estremamente veloci, che permettono quindi di entrare nel trend subito appena si genera, appena nasce, senza quindi entrare in ritardo e perdersi di conseguenza parte del profitto. Nel video di oggi vi presenterò la strategia, ovvero vi spiegherò come funziona, su quali segnali si basa, che risultati ottiene sui diversi time frame e sui diversi asset, e in seguito addirittura vi condividerò il codice sorgente. Vi ricordo che come sempre la strategia è a vostra disposizione gratuita, trovate un link in descrizione che vi rimanda alla strategia appunto di TradingView che con un click potete aggiungere subito al vostro grafico, e addirittura utilizzando il bot che vi ho mostrato nel video precedente potrete collegarla agli exchange e farle impostare in maniera completamente automatica e completamente gratuita gli ordini al posto vostro. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. So che vi piace l'argomento trading automatico e quindi andiamo avanti sempre più nel dettaglio. Esploriamo sempre nuove strategie, vi mostro nuovi tool che scopro, insomma porto avanti questo studio insieme a voi come se fossimo mano nella mano un po'. Mi raccomando, lasciatemi sempre i vostri feedback e le vostre richieste. Se avete dei dubbi su quanto spiegato, quanto mostrato, vi chiedo per piacere di scriverli nei commenti in modo che io vi risponda e i vostri dubbi e le mie risposte possano essere d'aiuto anche agli altri amici della community. Prima di iniziare vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video che mi gasate ai massimi e a voi non costa assolutamente nulla. Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, cliccate anche la campanellina per ricevere sempre le notifiche ogni qualvolta esce un mio nuovo video. E infine seguitemi anche sugli altri canali social di cui trovate tutti i link giù in descrizione. E ora tuffiamoci in questa nuova strategia. Come ormai vi ho abituato, anche questa volta divido il video in tre parti, ho visto che vi piace così. La prima parte è dedicata alla descrizione e alla spiegazione della strategia, quindi su quali segnali opera a mercato, su quali coin si applica bene, se è spendibile su diversi time frames e su quali, e quali sono i risultati concreti della strategia stessa in backtest. In secondo luogo, la parte 2, andiamo a vedere i parametri di questa strategia, perché come sempre abbiamo il nostro pannello di parametri da modificare in modo che ognuno di voi possa sperimentare adattandola magari ad altre coin, ad altri asset e soprattutto ad altri time frame con qualche personalizzazione, così poi magari ne discutiamo. A proposito, nei commenti scrivetemi se fate qualche esperimento e trovate risultati interessanti, di modo che appunto c'è questo scambio di opinioni, scambio di idee e andiamo avanti verso un obiettivo comune di creare una strategia più performante. La terza parte infine è quella dedicata al codice sorgente. Come sempre vi mostro il codice sorgente della strategia e vi spiego come l'ho costruita dal punto di vista proprio grezzo. È una parte dedicata ai più smanettoni, ai più curiosi che vogliono conoscere fino a fondo, fino alle radici, questa strategia. Iniziamo subito dal sodo, ovvero come è costruita questa strategia e da dove ricava i suoi segnali per entrare e uscire a mercato. Allora, come vedete dal grafico, io ho aggiunto due medie mobili esponenziali perché sono un po' ciò su cui è costruita la strategia, in particolare sulla loro pendenza. Se avete visto anche la strategia precedente che ho fatto, sapete che sto avendo un po' una fissazione per le pendenze delle medie mobili, ma effettivamente sono un segnale che reputo estremamente sottovalutato perché permette di individuare, se usata in maniera corretta, dove si originano i trend e avere un segnale estremamente veloce che permette di cavalcare tutto il trend senza entrare in ritardo, cosa che invece spesso accade utilizzando le medie mobili grezze. Ok, quindi le pendenze sono un segnale estremamente reattivo. Andiamo a vedere come le ho applicate in questo caso. Io le ho preso le due pendenze della media mobile 130 e 400, che sono due medie mobili a lunghezze diverse, una di media lunghezza e una invece più lenta, più lunga per l'appunto, con una campionatura più lunga. Sulla pendenza
pendenza di ognuna delle due medie mobili ho applicato un'altra media mobile allo scopo di arrotondare un po' il dato, per non avere un dato frastagliato, insomma fatto un po' così, che sarebbe estremamente rumoroso. Applicandoci una media mobile, questo dato viene, ecco, arrotondato e diventa più, come dire, fruibile. La media mobile è molto breve, che ho applicato, è di 3 campioni soltanto, e ovviamente sarà uno poi dei parametri settabili. In ogni caso lo scopo è soltanto ammorbidire il risultato ed evitare che quel rumore che si sovrapporrebbe dia dei falsi segnali. Le due medie mobili, pendenze arrotondate, ammorbidite, graficate qua sotto, poi sono ciò che dà il segnale effettivo. Io vado ad applicare quello che si applica di solito alle medie mobili normali, ovvero vado a vedere dove queste due si incrociano. Quando la pendenza della media mobile breve incrocia quella della media mobile lunga, mi dà un segnale di long oppure di chiusura di short, ok? In realtà, come anche nelle altre strategie, non è l'unica condizione, perché c'è anche una condizione di trend che deve sussistere, ovvero oltre a verificarsi il segnale di cross rialzista delle pendenze, deve sussistere la condizione che il prezzo si trova sopra alla media mobile 200. Questo per assicurarmi che apro posizioni long soltanto in uptrend e che apro posizioni short soltanto in downtrend, minimizzando quindi le false posizioni e le posizioni errate. Quindi è tutto qua, cioè il segnale è dato dal cross delle pendenze delle due medie mobili. Qual è il significato? Ma il significato è che quando la media mobile veloce inizia a essere molto più ripida della media mobile lenta, questo può voler dire che c'è un'accelerazione in corso del trend, ok? Quindi che sta accumulando momento, che sta iniziando a spingere, a carburare, e quindi potrebbe essere un ottimo motivo di ingresso. Questa è la banale spiegazione di questa strategia. Come vedete, questa strategia performa bene sulle 4 ore, l'ho scelto come time frame di riferimento, e performa bene anche su alcune coppie altcoins, quelle ovviamente più liquide e più capitalizzate. Vi sconsiglio fortemente di andarla ad utilizzare sulle shitcoin, perché abbiamo dei grafici estremamente irregolari. Sulle altcoins invece più capitalizzate, più liquide, guardate BNB, la performance è ottima, perché comunque sono coin che hanno spesso dei momenti trending. Come sempre nelle strategie trend follower, il risultato è ottimale su quegli asset che spesso vanno in trend. Altrimenti, se sono asset molto rumorosi e che tendono ad avere un mercato laterale, queste strategie sono fortemente sconsigliabili, perché performano molto male. Nei prossimi video dedicati al trading automatico, magari potremmo andare a esplorare, se vi interessa, una strategia dedicata appunto alle fasi laterali. Se vi interessa, magari commentatemelo qua sotto, scrivetemelo qua sotto, così me ne rendo conto. Anche su Ether Bitcoin, che è un'altra coppia discretamente liquida e discretamente regolare, come vedete funziona molto bene, abbiamo sempre dei buoni profitti, una discreta win rate con un ottimo fattore di profitto e soprattutto un drawdown contenuto. In queste simulazioni ho già incluso sia la commissione che lo slippage, ho messo uno 0,06% di commissione considerando quella di BitMEX, utilizzando un referral link che dà lo sconto del 10% sulla commissione. Parentesi, se non avete un account su BitMEX e volete crearlo ricevendo lo sconto, vi lascio il mio referral link in descrizione e vi ringrazio di cuore se lo volete usare, perché è anche un modo per sostenere la community. E lo slippage di 2 tick, che significa la differenza effettiva tra il prezzo ideale, ovvero quello sul grafico, e il prezzo di esecuzione effettiva dell'ordine. Lo slippage l'ho tenuto basso, perché comunque non ha senso metterlo alto a meno che non si usino capitali giganteschi che spostano il prezzo ad ogni ordine a mercato che si fa. C'è anche un parametro in più, volendo, che vedremo meglio dopo, che è un filtro volatilità, ovvero ho messo opzionale un filtro che permette di entrare a mercato solo se si verifica la condizione che tra le due pendenze c'è almeno un gap di un parametro impostato. Questo per i time frames più brevi, per evitare appunto i falsi positivi. Vedete che qua ad esempio ci sono tantissime posizioni che vengono aperte nonostante ci sia un continuo su giù su giù su giù, e pertanto tanti falsi segnali. Applicando il volatility filter, che dici tu entri solo se c'è una certa distanza tra le due pendenze, quindi qua no, qua sì, per capirci, perché c'è gap, si va a minimizzare, cioè a escludere tutti quei casi in cui si aprono tante false posizioni. Tuffiamoci ora nei parametri di questa strategia, vediamo come possiamo modificarla e che cosa comporta farlo.
Cliccando sulla rotellina qua vicino al nome della strategia, come sempre si entra nel menu contenente i parametri e come vedete subito c'è questa aggiunta, e qua un plauso va agli amici del canale Discord, in particolare a Liquidator 2048, che mi ha suggerito, mi ha condiviso le righe di codice necessarie a mettere questo filtro. È un filtro sulla data inizio e data fine. Fondamentalmente, andando a variare anno, mese, giorno dell'inizio e della fine, potete cambiare la finestratura temporale del backtest della strategia, così da capire come funziona, come rende in quel periodo, ok? Attenzione a tal proposito alle posizioni che vengono aperte all'inizio, perché se voi ad esempio usate come data inizio un punto che è nel bel mezzo, che ne, o magari alla fine di un trend in cui sussiste già la condizione di apertura posizione, la strategia vi aprirà lì la posizione, quindi otterrà magari un pessimo risultato. Quindi ecco, attenzione al fatto che questo potrebbe falsare i risultati. Data inizio e data fine. Poi qui abbiamo la sorgente, ovvero la media mobile di che tipo, EMA o SMA, come sempre, esponenziale o semplice, e di che lunghezza. Io ve l'ho detto, ho usato le EMA 130 e 400. Potete modificarle a piacimento e mettere anche medie mobili semplici anziché EMA. Io ho usato queste perché dopo un po' di test empirici, dopo un po' di tentativi, ho visto che erano quelle che funzionavano meglio per i miei scopi. Poi abbiamo il tipo di smoothing, ovvero di ammorbidimento, l'abbiamo chiamato, della pendenza, perché ve l'ho detto, su queste medie mobili si calcola la pendenza e poi viene ammorbidita calcolando una EMA 3 nel mio caso. Questo è il risultato. Ovviamente se vado a mettere una EMA più lunga, vedete che il risultato è estremamente più morbido, ok? Tra l'altro ottenendo magari dei risultati altrettanto interessanti. Qui lascio a voi l'ardua sentenza, a voi posteri l'ardua sentenza. Poi abbiamo il trend filter. Se è attivato, la strategia apre soltanto posizioni long se il prezzo è sopra la EMA 200, che sono questi parametri qua sotto, altrimenti apre solo posizioni short se il prezzo è sotto la EMA 200. Questo è un filtro finalizzato a diminuire il numero di posizioni. Come vedete, se lo elimino aumenta il numero di posizioni e diminuisce leggermente il win rate, fondamentalmente. Poi va un po' a fortuna il fatto che il profitto aumenti o diminuisca. Solitamente mi aspetto che diminuisca assieme a un aumento del drawdown, proprio perché vado a generare tante posizioni che non voglio in più. Quindi trend filter io suggerisco di tenerlo attivo. Vedete come si è ridotto il drawdown. Il volatility filter, come vi ho accennato, va a calcolare la differenza tra le pendenze delle due medie mobili, ok? Io di solito lo attivo soltanto per i casi estremamente ravvicinati di time frame, perché se lo attivo, se vede che le due pendenze sono molto vicine, soprattutto sono vicine meno di delta slope EMA, questo parametro, non apre la posizione e aspetta che si allontanino. Questo può significare aprire la posizione più in ritardo, se sono comunque su un time frame che già di suo filtra un po' il rumore. Se sono, che ne so, sull'intraday, sull'orario, per dire, invece potrebbe valer la pena attivarlo e cercare un parametro di delta slope EMA che mi garantisca, come dire, un drawdown contenuto, mi vada a tirare via un sacco di operazioni non desiderate e comunque mi dia un equity line più regolare con un buon profitto. Quindi questa è un overview dei parametri. Andare a cambiare gli altri parametri, non lo so, vedete voi. Io ho provato, ci sono alcune coin sulle quali uno smoothing più lento, ad esempio anziché 3 sul 20 per capirci, in particolare alcune altcoins, dà dei risultati migliori, proprio perché uno smoothing più lento garantisce meno falsi positivi, soprattutto su coin molto rapide nel movimento, perché vedete magari ci sono dei punti in cui le due pendenze vanno molto vicine tra loro, rischiano di toccarsi. Se si tratta di altcoins in cui le pendenze sono estremamente a sega, cioè proprio hanno una formazione a dente di sega, rischiano davvero di toccarsi l'una con l'altra e generare falsi segnali. Uno smoothing a finestratura più ampia invece evita che ciò accada. Questo è quanto per quanto riguarda i parametri. Andiamo infine ad esaminare insieme il codice sorgente di questa strategia. Allora, è molto simile a quelle passate, proprio perché cerco di dare uno stampo, come dire, uno schema blocchi paragonabile, anche per non farvi troppa confusione. Ovvero, inizio, vabbè, ovviamente con l'intestazione della strategia, con titolo, capitale iniziale, default quantity type significa con che strategia entro a mercato, ovvero percent of equity, in particolare 30, ovvero ogni trade il 30%
1% del capitale, commissione di tipo percentuale 0,06%, slippage uguale a 2, overlay uguale false perché me la deve graficare a parte e non sopra al grafico. Poi abbiamo la definizione input, l'altro blocco, il blocco successivo. Primi input, start e end, ovvero le date, quello che insomma abbiamo visto prima che ho aggiunto. Un altro ringraziamento agli amici di Discord per avermi suggerito di farlo. E abbiamo appunto un formato data di diviso in anno, mese e giorno, tutti con formato input e selezionabili a piacere. Poi abbiamo un altro input che è il tipo di media, average, il tipo di media mobile che fa da sorgente alle pendenze, quindi se è una media mobile esponenziale o semplice. Poi abbiamo le due lunghezze delle due medie mobili che fanno da sorgente, che saranno EMA o SMA in base a quanto scelto, 130 e 400, ma ovviamente impostabile. E poi abbiamo lo smoothing, quindi che tipo di media per lo smoothing, di default EMA, ma può essere anche SMA anche qui, e la lunghezza dello smoothing di default 3, ma impostabile. Poi abbiamo il nostro trend filter con un boolean vero o falso se attivo o no, e nel caso in cui lo voglia attivare un tipo di media mobile EMA o SMA classico e la lunghezza della media mobile sopra o sotto la quale il prezzo si deve trovare per andare ad aprire le posizioni in linea col trend in essere. Filtro volatilità true o false di boolean come al solito, e volatility delta, il parametro che abbiamo visto prima, che di default è 0,0003, è un parametro assolutamente empirico, potete modificarlo, ve l'ho detto, aumentandolo andrete ad aprire meno posizioni, soprattutto quando le due pendenze sono vicine, diminuendolo si tende appunto ad aprire posizioni a prescindere dalla vicinanza delle due pendenze. Poi andiamo a creare variabili in base agli input che abbiamo definito, in particolare la M1, che sarà la media mobile veloce, l'abbiamo chiamata la 130 per capirci, e la M2 che è quella lenta. Poi andiamo a calcolare le due pendenze in maniera discreta, come media mobile al periodo X meno media mobile al periodo X meno 1 diviso media mobile al periodo X. Questo fa insomma calcola lo step percentuale, diciamo lo step normalizzato sulla media stessa, tra il passo attuale e il passo precedente, quindi di quanto è incrementata appunto in maniera normalizzata la media, un calcolo discreto della pendenza. Poi abbiamo lo smoothing della pendenza stessa, che ho chiamato E1 ed E2, quindi E1 è lo smoothing della pendenza 1, che è la media mobile 1, quindi quella veloce, E2 è lo smoothing della pendenza 2, eccetera eccetera eccetera. Poi le plottiamo, quindi facciamo un bel grafico per vedere come escono fuori, il grafico che avete visto voi sotto, che è quello che dà i segnali, e queste sono le variabili principali su cui si calcolano i segnali. Poi abbiamo le variabili accessorie e condizioni, le ho chiamate, che sono banalmente le condizioni di trend, quindi trend condition L e trend condition S, che stanno per long o short. Trend condition L è la condizione appunto di uptrend, banalmente, ovvero la chiusura, il prezzo superiore alla media mobile che ho definito nella mia definizione di trend filter, ok? Quindi di default EMA 200. Se il prezzo è sopra la EMA 200, apri solo long, eccetera, 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 ok? Questa è la trend condition. La trend condition short è la speculare, ovviamente. La volatility condition invece mi dice che cioè mi chiede se il valore assoluto della differenza tra le due medie mobili delle pendenze, quindi E1 ed E2 che abbiamo visto prima, è maggiore di volatility delta. In tal caso ce l'ho verificata la condizione, altrimenti non è verificata. E poi in base a queste condizioni andiamo a calcolare le condizioni di ingresso effettivo e uscita dal mercato. Condition entry long, quindi abbiamo se il trend filter è vero, se il volatility filter è vero, allora abbiamo che deve esserci il segnale del cross delle pendenze e uno maggiore di E2, la veloce maggiore della lenta, e trend condition L e volatility condition, tutte verificate affinché io entri in posizione. Altrimenti, se non c'è il volatility filter a true, bastano le prime due condizioni, ok? Altrimenti, nel senso l'else riferito a questo if, ovvero senza il trend filter uguale a true, se volatility filter uguale a true abbiamo soltanto la condizione di incrocio e la condizione di volatilità, altrimenti soltanto la condizione di incrocio. Questi sono degli if annidati che purtroppo è l'unico metodo che PineScript concede per andare a costruire tutte queste possibilità. Lo stesso speculare per lo short, ok? Infine condizioni di uscita, e banalmente sono il cross delle due pendenze, quindi io
entro quando si verificano tutte quelle condizioni ed esco quando si verifica l'incrocio opposto rispetto a quello d'ingresso delle due pendenze, basta, senza tante pippe mentali. Poi abbiamo gli effettivi ingressi e uscita, quindi gli strategy entry e gli strategy close, che hanno un if in più dato dal tempo, questo per andare a creare quella finestratura temporale che abbiamo generato all'inizio grazie alle due variabili start ed end. Quindi abbiamo che se il periodo di tempo è compreso tra start e end, se abbiamo viva la condizione exit short, quindi la condizione di uscita dallo short, e se la mia position size è minore di 0, quindi sono dentro short, allora chiudo lo short. Lo stesso speculare per il long, e gli ingressi sono semplicemente se ho la condizione entry L, che è quella che abbiamo calcolato poc'anzi assieme alla condizione temporale. Questo è quanto per il codice sorgente, che vi ricordo potete trovare in descrizione seguendo il link. Cosa ne pensate? Vi interessa anche questa strategia? Ne volete vedere altre? Vorreste vedere qualcosa in particolare? Insomma, sapete benissimo che io sono qui per ascoltarvi, quindi mi raccomando, usate i commenti per dirmi tutto quello che vi viene in mente. Ragazzi, un carissimo saluto e alla prossima!